il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Signorina Bruscia. Cosa? Sta prendendo appunti, signorina? Vedo che ha preso degli appunti. Mi faccia vedere. Vediamo. Ho deciso che me ne voglio andare. Dovevo mandare il bigliettino di Elisa. No, però Ale, non dire queste cazzate, per cortesia. Angus, anche meno, eh. Lo sai perché? Non c'è che te lo devo pure dire. È un momento di difficoltà, signorina Bruscia. No, però sì, invece. Ah. Angus, mi può illuminare? Non sta passando un bellissimo momento qua al collegio e siccome ogni volta che passa un brutto momento pensa di volersene andare. Però io le sto cercando di far capire che non è che ogni volta che sta un po' male se ne deve andare, perché non si risolvono così le cose. Ha ragione. Dai, raga, accannate, poi restiamo in 10, io mando le danna. Qual è la difficoltà? Magari ti può stare lontana da casa, magari c'è perché mi manca tutto. La nostalgia è normale e io la capisco. Però la cosa bella è quando restano e hanno successo quelli che hanno difficoltà. E noi vogliamo che lei arrivi al diploma. Io voglio uscire prima di fare l'esame perché magari non lo supero e dice non l'hai superato. Ma non lo faccio la parte della cretina che non lo supero, capito? Mi guardi, io sono sicuro che lei può farcela. Per noi, per lei. So che sente tanto la mancanza, che è una ragazza molto sensibile, però allo stesso tempo so benissimo che può farcela. E poi oggi parliamo di Feli? Felicità. Felicità. Proviamo ad andare avanti, eh? Va bene? Grazie. Allora, la signorina Felicità tosta il caffè e adesso descrive com'è questa giovane di cui Gozzano è innamorato. Tota, legga lei. Sei quasi brutta priva di lusinga. Nelle tue vesti quasi campagnoli, ma la tua faccia buona e casalinga, ma i bei capelli di color di sole. A lei, signorina Tota, piacerebbe se un poeta le dedicasse una poesia del genere e le scrivesse queste parole? E meno. Par così, non è gentile, ma lascia andare. E meno, cioè? Lo picchio. Le piace una, dice brutta, sozza, campagnola, rozza, cioè dice che gli piace e poi la critica. La domanda è perché? C'è rosica. Secondo me anche per evitare di farla sembrare tipo una dea, perché molto spesso i poeti tendono a rendere troppo estrema la figura della donna, renderla bellissima. Benissimo. Pensate a Beatrice, pensate a Laura di Petrarca. Queste donne angeliche, perfette, appartengono alla realtà, queste donne descritte da Dante? No. Perché Gozzano si prende la briga di scrivere un poemetto su una ragazza normale come Felicità? Perché forse è diversa, la ritiene, la reputa diversa dalle altre signore. La sua diversità nel mondo della poesia sta nella sua, Bosatelli? Normalità. Nella sua normalità. Ma perché a Gozzano interessa tanto questa normalità? Patanè. Perché era ammalato di tisi. Lui sa che dovrà morire presto. E quindi sa che non potrà avere una vita normale. Quella normalità che a noi tanto annoia spesso. È un po' triste, però le storie tristi sono sempre quelle che ti danno di più. La normalità è qualcosa di diverso dalla banalità. Non siate mai banali. Banali significa parlare solo di se stessi. Normalità significa imparare ad ascoltare e cercare di aiutare chi è in difficoltà. Quindi abbiamo visto che la vostra compagna, la signorina Bruscia, si trova in un momento di difficoltà. Aiutiamola. Sì. No, Ale non deve mollare, non deve andare a casa perché è molto forte. Buona giornata, arrivederci. Ce la può fare, restare e anche combattere le sue paure.
tu non te ne devi andare, capito? Io so cosa prova, nel senso che anch'io all'inizio ero uguale. Potrai avere anche un momento di difficoltà, però tu riuscirai comunque ad andare avanti e a sostenere questo momento per rialzarti. Alessia, che vuoi? Perché te ne vuoi andare? Quindi fai una cosa così e non ci vediamo fuori. Dai, sto dicendo Alessia. Non ci vediamo fuori. A volte basta un piccolo gesto per allontanare le insicurezze. Però devi restare qua.